Se finisci per lavorare costantemente ma non riesci a sbarcare il lunario e la parola risparmio è un mito e una leggenda metropolitana che non hai mai avuto il piacere di conoscere in prima persona, allora hai anche a che fare con quello che viene definito o chiamato la corsa del topo o rat race. The rat race è un concetto molto interessante nel settore finanziario che è stato reso popolare da Robert Kiyosaki, autore tra tantissimi libri del più famoso Rich Dad Poor Dad, padre ricco, padre povero nel titolo italiano. Oggi vedremo di cosa si tratta e come evitare di rimanere intrappolati in questa corsa, ma solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo come sempre Io Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Il termine corsa al successo è entrato in uso per la prima volta nel 1930 per descrivere una routine finanziaria estenuante e frustrante che non lascia tempo ai nostri desideri e ai nostri hobby. La corsa al successo si riferisce a uno stile di vita finanziario scoraggiante che vive la maggior parte della popolazione e da cui è difficile uscire e sfuggire. Il più delle volte le persone che vivono questa condizione la ignorano o non vogliono riconoscerla. Robert Kiyosaki spiega nel suo famoso libro che essere nella corsa del successo è un problema di percezione del denaro, quindi è molto difficile riconoscerlo e romperlo per ottenere la libertà finanziaria desiderata. Questo significa che non ha senso cercare di lavorare e guadagnare di più o ottenere un aumento di stipendio per pagare il mutuo o tutte le spese quotidiane. Ciò è dovuto al fatto che chi si trova nella condizione della corsa al successo ha una cattiva mentalità nei confronti del denaro e anche se guadagna di più, senza accorgersene aumenta proporzionalmente le proprie spese in modo che non ci siano risorse finanziarie tangibili o comunque che non ci sia un progresso su queste risorse. Kiyosaki afferma che l'intero sistema è strutturato in modo tale che la maggior parte delle persone segua un percorso che è considerato normale e per il quale se lo scegli verrai elogiato. Invece, se ti allontani, verrai criticato per le tue scelte. Per Kiyosaki questo percorso è caratterizzato da una persona che prima di tutto studia molto a scuola e ottiene buoni voti, poi continua andando all'università per potersi laureare, poi comincia a inviare il curriculum e cerca opportunità di lavoro ad ampio spettro, trova un lavoro come dipendente, si trova con più reddito imponibile, aggiorna il suo stile di vita e consuma di più, finanzia poi successivamente il proprio stile di vita con debiti, mutui, carte di credito, eccetera. Rimane nel proprio lavoro finché non può finanziare tutti i debiti. Tutto questo si ripete fino al pensionamento in vecchiaia e poi la persona muore dal rimorso per non aver vissuto una vita più soddisfacente. È triste da dirsi, ma questa condizione è vissuta da un'alta percentuale della popolazione mondiale, composta per la maggior parte da classe operaia, soprattutto da persone che lavorano per conto di terzi. Ma è anche la strada che la maggior parte delle persone preferisce, dato che stare nella zona di comfort dà loro una certa percezione di sicurezza e anche di falsa felicità che li rende non consapevoli di queste conseguenze. La nozione di corsa al successo si basa su due concetti, bisogni e desideri. Diciamo che ad esempio tu lavori sodo in ufficio solo per avere lo stipendio alla fine del mese. La busta paga che ottieni è sufficiente per soddisfare le tue esigenze. Puoi pagare l'affitto, comprare cibo, comprare vestiti, puoi pagare le tue spese, le tue tasse, puoi pagare il tuo pendolarismo. Finora va tutto bene, ma tu sei un essere umano e come ogni altro essere umano hai dei desideri, quindi ora magari desideri di acquistare la casa nuova, la casa dei tuoi sogni in cui vivere. Quindi lavori ancora di più, lavori durante la notte per raggiungere i tuoi obiettivi e ottenere la promozione che ti farà guadagnare di più. E diciamo che in qualche modo riesci a comprare questa benedetta casa dei tuoi sogni. Ora però ti rendi conto che questa casa richiede manutenzione, fornitura di energia elettrica, fornitura di acqua, fornitura di gas e qualsiasi altra cosa. Quindi lavori ancora di più per far fronte a delle spese mensili che sono aumentate, che non avevi budgetizzato a causa del fatto che hai acquistato una casa. E diciamo che poi successivamente con questo lavoro sempre più duro guadagni di più, sei pagato bene e ora hai raggiunto le tue condizioni stabili. Quindi cosa fai? Vuoi acquistare l'auto nuova? E così continuerà, perché questo è un ciclo che continua e continua e continua finché tu non aumenterai il duro lavoro, cambierai lavoro, cercherai uno stipendio maggiore, avrai una busta paga più alta semplicemente per pagare i tuoi sfizi, le tue fatture, ma non realizzi che hai un blocco che è quello del tempo e questo ti rinchiude nella corsa del topo, the rat race. Robert Kiyosaki dice che quando i nostri guadagni aumentano anche il nostro desiderio di possedere cose molto costose continua ad aumentare.
Ma quello che non capiamo è che queste cose non sono un patrimonio, ma una passività. Nel suo libro Rich Dad Poor Dad, Kiyosaki parla del concetto di rat race, definendolo come il circolo vizioso che impariamo fin da piccoli che l'unico modo per andare avanti è frequentare una buona scuola, trovare un buon lavoro e lavorare sempre più duramente e cercare di continuare ad andare avanti così. Sfortunatamente il gioco della rat race, della corsa del topo, è perdente. La ragione di ciò è perché la corsa del topo ti rende completamente dipendente dalle altre persone. Sono i tuoi genitori all'inizio, poi i tuoi insegnanti, poi il tuo capo, eccetera, eccetera, eccetera. E chiude completamente la tua mente ad altre possibilità e modi di vivere e di prosperare in questo mondo. Nella corsa dei topi ti affidi ad altre persone che si occupano dei tuoi affari per te. Sfortunatamente ciò che manca loro è esattamente ciò che sblocca la capacità di chiunque di raggiungere il suo massimo potenziale. In molti casi è il mercato, non è la scuola a riempire il vuoto di questo bisogno per gli esseri umani di imparare facendo. Il mercato lo fa attraverso i giochi, un metodo che gran parte del sistema educativo tradizionale ignora. Quindi come scappare da the rat race, dalla corsa del topo? C'è un modo di cambiare direzione, saltare da questa cosiddetta rotta del topo e iniziare una nuova vita orientata verso una vera felicità e una vera libertà finanziaria? Kiyosaki dice: la prima cosa è migliorare l'intelligenza finanziaria. In primo luogo, per ottenere la tua libertà finanziaria non devi rinunciare completamente alle tue spese, ma la cosa più importante è lavorare per aumentare la tua intelligenza finanziaria. Successivamente sviluppare un'educazione finanziaria. La differenza più importante tra i ricchi e i poveri è l'educazione che ricevono sul denaro, e nella nostra società non c'è ancora nessuna materia a scuola su questo argomento, che è molto ma molto importante. Quindi alla maggior parte delle persone non è mai stato insegnato nulla sul denaro. Per questo motivo, se vuoi uscire dalla corsa del topo, da questo circolo vizioso del topo che è intrappolato nella sua rotta, è molto importante che ti alleni in questo settore attraverso magari blog, libri, video, qualsiasi altra fonte che possa fornirti una conoscenza. Il terzo step è il risparmio. Prima di ottenere una buona somma di risparmio, non cadere nell'effetto di Diderot, il cosiddetto vortice dello shopping. Fai attenzione alle spese inutili e non acquistare beni di lusso finché non hai accumulato risorse sufficienti per poterli pagare. Poi, generare entrate extra. Le tue entrate devono essere superiori alle tue spese. Semplice. Per fare questo devi evitare spese inutili e trovare un modo per ottenere beni extra che ti permettano di pagare tutte le tue spese. Ultimo step, investire. Lo sapevi che i ricchi prima investono e poi spendono? Se vuoi concederti lussi, prima devi guadagnarli e ottenere una grande quantità di denaro per saldare i debiti che non puoi pagare. Per guadagnare denaro devi investire e prepararti a togliere la paura che l'investimento comporta. Al di là dei potenziali rischi, se vuoi uscire dalla corsa al successo, investire ti aiuta a guadagnare risorse extra senza dover lavorare. Questo è il mio percorso, il percorso che io sto seguendo e che sotto tutti gli aspetti e i miei progetti segreti al quale sto lavorando cercando di portare avanti, e questi progetti sono un'immagine che un poco alla volta svelerò. Se vuoi approfondire alcuni libri di Kiyosaki che trattano questi argomenti, ti lascio alcuni link Amazon qui sotto, sono link affiliati. Spero che questo aspetto sia interessante, perché contenuti relativi al risparmio, alla gestione delle spese, alla crescita personale saranno molto più presenti nella seconda metà dell'anno su questo canale. L'educazione finanziaria è secondo me un aspetto molto importante, ma sempre molto sottovalutato dalle persone. Se il contenuto è stato di tuo gradimento, ti chiedo come sempre la cortesia di fammelo capire con un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun contenuto successivo, ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche, così che tu non possa perderti assolutamente nessun video successivo. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!